tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo delle gustosissime polpette di patate. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 1 chilo di patate che io ho già lessato, pronte per essere sbucciate, sono già tiepide e cotte e pronte, scusate, da circa 20 minuti. 90 g di pan grattato, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, ci servirà un uovo, del prezzemolo a piacere, sale, pepe a piacere e olio per friggere, mi raccomando. La padella è già sul fuoco, quindi non ci resta altro che prepararle. Ho schiacciato le patate con uno schiacciapatate. Ora il gioco è veramente semplicissimo, dobbiamo aggiungere tutti gli altri ingredienti, partendo dal pan grattato, il formaggio, il prezzemolo, un uovo, un pizzico di sale a piacere. Se volete, mi raccomando, potete aggiungere anche del pepe. Ora non resta che mescolare bene tutti gli ingredienti, lasciar riposare l'impasto un quarto d'ora circa, e nel frattempo non vi resta che preparare la padella con all'interno l'olio di semi di arachidi o l'olio di semi di girasole, e ci vediamo dopo. Sto mettendo a scaldare dell'olio per frittura. Nel frattempo mi sono portata avanti, iniziando a formare le prime polpette. Io le ho fatte leggermente schiacciate. Prendete circa questa quantità di impasto, sono 20 grammi, lo arrotondate sulla mano e appiattite leggermente. Dategli la forma che piace a voi, rotonda, ovale, quella che più vi piace, e le appoggiate su un piatto ricoperto con un po' di farina, così non appiccicano. Mi sono tenuta anche accanto una piccola vaschettina di vetro con dell'acqua, perché se dovesse appiccicarsi troppo alle mani mi bagno le dita alla mano e continuo a formare le mie polpette. Nel frattempo non mi resta che aspettare che l'olio arrivi a temperatura e friggere. Ho spolverizzato leggermente di farina anche sopra, come vedete. L'olio nel frattempo è arrivato a temperatura, adagiatele piano e iniziamo a friggerle. Fatele cuocere qualche minuto per lato e scolatele su un piatto coperto da carta Scottex. Eccoci qui, le nostre polpette di patate sono pronte per essere gustate. Mi raccomando, cuocetele in olio ben caldo, altrimenti tenderanno a disfarsi e a rompersi. E cuocetele per circa 3-4 minuti per lato, o comunque fino a quando non saranno belle dorate e croccanti. Accompagnatele, se volete, con delle salse per un aperitivo con dei vostri amici o anche con un'insalatina fresca. Insomma, come volete voi. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it, oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.